per commentare una partita, a mio giudizio, non bella, non interpretata bene dal Pescara, Matteassi. Ma non interpretata bene, ci sono anche gli avversari, altrimenti sarebbe tutto troppo facile. Purtroppo siamo partiti non bene, ci siamo fatti due gol da soli, perché un retrospassaggio sbagliato, poi finito con l'autogol, il rigore, il giocatore che ci ha messo veramente in difficoltà, Arena, aspettava solamente che qualcuno lo toccasse e abbiamo subito il rigore, che non l'ho visto dalla panchina, se c'era o non c'era, dicono di no, ma questo non mi interessa, aspettava solamente quello, e siamo stati dei polli. Ecco, però la sensazione che abbiamo avuto noi nel commentare la partita, Matteassi, è che il Pescara si sia svegliato solo dopo la prima mezz'ora del primo tempo, forse per la prima volta è andata all'intervallo con l'inerzia della partita rispetto alle ultime uscite, e poi però... nel secondo tempo ancora una volta il Gubbio a fare la partita, il Pescara poi con Diambo e quindi questo specie di centrocampo a tre, o se volete due, e Memo un po' più alto, è riuscito a riprendere in mano la partita. Sì, anche oggi non siamo partiti bene, poi l'abbiamo riaggiustata la partita e il secondo tempo uguale, sono partiti molto meglio loro, poi dopo come sempre veniamo fuori, però è troppo tardi, dobbiamo essere bravi a non subire il gol perché tanto prima o poi il gol noi lo facciamo, quindi, però bisogna essere bravi a non subirlo, è già diverse volte che andiamo sotto. C'è un dato di fatto oggettivo, Matteassi, il Pescara ha subito 8 reti da inizio stagione, se una squadra vuole vincere il campionato 8 reti in un mese e mezzo sono davvero troppe. Sicuramente abbiamo subito 8 gol, sono tanti, c'è qualcosa da aggiustare e cercheremo di aggiustarla e cercheremo di migliorare questa cosa che hai detto te. In grosso come sta? In grosso sta abbastanza bene, vediamo di recuperarlo per domenica. Massimo da studio, giro la domanda io al direttore Matteassi. Sì, allora concedo la possibilità a Fabio. No, io al direttore volevo soltanto chiedere alla luce della prestazione che c'è stata oggi se reputa questo punto alla fine più un punto guadagnato rispetto che a due punti persi, perché secondo me il Pescara oggi ha fatto la peggiore prestazione dall'inizio del campionato e quindi guarderei il bicchiere mezzo pieno, considerato che ha prodotto molto poco in fase offensiva e ha concesso tanto nelle ripartenze del Gubbio. Dice Fabio Ferraresi da studio che quella di oggi probabilmente è stata la peggior partita del Pescara, considerato questo, considerato che ha prodotto poco e ha concesso tanto al Gubbio, se questo è un punto da tenere stretto e da vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma sicuramente non abbiamo fatto una bella partita, il punto va tenuto stretto, muoviamo la classifica, volevamo i tre punti, però non ci siamo riusciti perché il Gubbio ci ha messo in difficoltà con diverse ripartenze, ci ha messo in difficoltà, quindi ci teniamo questo punto e continuiamo a lavorare e cercare di migliorarci, perché come hai detto prima te abbiamo preso troppi gol. Non sta succedendo un po' troppo spesso ad inizio anno che il Pescara concede tanto, tantissimo, troppo, e poi gli 8 gol sono la conseguenza di quanto concede? Non è preoccupato per questo? Magari la prima, la seconda, la terza bisogna lavorare per conoscersi meglio. Ora sta diventando una certezza, questo a me preoccupa, volevo sentire quello che pensa Matteassi. Ma se fossi a metà campionato sicuramente sì, adesso no, non sono preoccupato perché dobbiamo cercare di migliorare, sappiamo che questo è il nostro limite, i numeri parlano chiaro e ripeto, adesso continueremo a lavorare per cercare di migliorare anche questa cosa qua.